Salve, sono Boban Pesov. Il video che state per vedere è una live che ho fatto qualche giorno fa legata alla BC Challenge. Che cos'è la BC Challenge? È una sfida di disegno dove vado a realizzare personaggi legati alla cultura pop che vanno a ripercorrere tutto l'alfabeto. E questa live è dedicata alla lettera D e ho realizzato Dimitrescu, anzi, Lady Dimitrescu, un personaggio iconico di Resident Evil. In questa live cosa andrete a vedere? Semplicemente tutta la mia esperienza legata a al brand di Resident Evil vi andrò a raccontare tutti i capitoli che ho giocato qual è in generale il mio giudizio quali sono i capitoli che preferisco e poi vado a parlare di quella che è la figura dello zombie nel mondo del cinema e della cultura pop in generale quindi vi auguro buona visione e vi invito a seguire le mie live su twitch martedì e giovedì vi lascio qui in descrizione gli orari e gli appuntamenti. Ogni martedì ci sarà la BC Challenge, quindi una live dedicata completamente al disegno. E il giovedì ci sarà una live dedicata alla chiacchiera. Okay? Se volete, potete seguirmi anche lì, cercherò di estrapolare le cose più interessanti del live e portarle anche qui sul canale YouTube. Perché spesso in queste live vengono dette tante cose interessanti, credetemi, anche cercando di comunicare con la chat e ci si diverte, è una cosa divertente. E per un disegnatore che nel mentre e per me, che sono un disegnatore, nel mentre faccio quello che mi piace di più, ovvero quello di disegnare, interagire con le persone, è una cosa spettacolare. Quindi buona visione. Iniziamo con la nostra uh, maratona. Non è una maratona in realtà, diciamo con la nostra carrellata di informazioni. Non solo, ma anche, ovviamente, mi metterò a disegnare il personaggio tanto amato, che io apprezzo tantissimo perché penso sia uno dei personaggi... Uh, icona sadomasochistica per noi uomini uh, più interessante della storia dei videogiochi. Ci piacerebbe farci tanto calpestare da questo personaggio, insomma, facciamola breve: ecco quanto ci piacerebbe farci calpestare. Eh, le frattaglie da Lady Dimitrescu, penso da tutti quanti. Perché è giustamente questa donnona imponente tremenda quando si avvicina a noi durante il videogioco che ci, ci fa veramente cacare sotto dalla paura. Qualcuno mi ha fatto un ride, me lo son perso per autocreate. Auto create. Auto -create. E che combina? Chi è? Non, non... Ah, Rick Fer, ah sì, Rick DuFerre, ok, Rick DuFerre, pensavo fosse un canale che si chiama o oh, Invece è una di quelle parole che ovviamente conosce lui e, so e anche la sua community perché si vogliono far belli davanti alle persone dicendo, guarda, noi siamo tutti belli e intelligenti perché seguiamo Rick DuFerre che ci tira fuori queste parole, questi concetti, questi concetti così importanti, così li sfoggiamo anche durante l'università, quando andiamo a parlare con i nostri colleghi, diciamo "Autocreate", e lui dice, oh, che cazzo, sono? oh mio Dio. Dio ma te la do subito Se sei donna ovviamente nei confronti di un uomo Giustamente e, eh, fai una strage Una strage di bagine Lo so do, Delicogito fa scopare Dufere è la classica persona che Se sfruttate bene Fate, siate intelligenti voi uomini, perché se sfruttate bene alcuni suoi concetti e li coppio incollate. Secondo me se andate tipo eh, in una serata, iniziate un po' a dopo due o tre bicchierini e vi approcciate qualche donzella, e ovviamente voi iniziate a sfoderare tutto il repertorio duferiano. E, ragazzi, fate una strage, questa ve la dà subito, ve lo dico, è una, è una certezza. Cioè, non l'ho testata io personalmente, che sono una persona sposata, seria. Seria, non tanto seria, ma credetemi che funziona. E io, secondo me, io voglio veramente trovare qualcuno su Instagram a sfoderato. Ok, una di, di, di queste cazzate di Rick Dufair. E altro. Secondo me, sicuramente ci sarà. Sicuramente qualcuno sarà. Fermati, Boba. infatti, no. Qualcuno, fermi, Boba. No, sto scherzando. Dai, ragazzi, si scherza. Ovviamente. Io, a Rick Dufair, gli voglio anche bene. Ho visto ultimamente che sta veramente facendo il botto. Sono contento. L'ho visto crescere, io, Rick Dufair. Ragazzi, lo conosco dal 2015, penso, no? Dal 2015, credo. L'ho visto crescere e lui ha visto la mia morte. Perché io ho visto la sua crescita e la sua esplosione. Lui, ha visto, lui mi ha visto in un momento dove io ero già esploso, ma ha visto nel tempo la mia morte catartica eh, perché io sono una persona molto catartica e quindi ha visto la catarsi di Boban Il, il Boban ormai l'influencer crepuscolare che finisce lì nel crepuscolo e finisce si spegne fra un pochino perché non se lo inculano nessuno comunque eh, torniamo a noi C cosa succederà in questa giornata meravigliosa ragazzi parleremo di Resident Evil oltre a parlare dei vari capitoli senza andare Proprio a fondo alla trama, perché in realtà non è il ruolo mio, perché giustamente la lore di Resident Evil ci sono canali e canali che l'hanno trattata in modo molto, molto più serio rispetto a me. Io vi racconterò quali sono le mie esperienze, quali sono, diciamo, le storie che ho eh, in qualche modo apprezzato di più durante tutte tut le varie saghe che ho giocato. Non le ho giocate tutte, ovviamente, Resident Evil 7, <coughs> che merda allucinante, giustamente non è che la. cioè, come fate, io, io, veramente per me esistono. Resident Evil dal primo al. 4 barra 5, bah, <ride> accettiamo questo 5. Poi si va direttamente a Resident Evil Biozard o Biozard ehm, che va a citare un, pochino, un po' gli inizi di Resident Evil che uscì uno dei primi che si chiamava Biozard. Vabbè, questo è un piccolo aneddoto. Ma giustamente eh, non esiste per me il Resident Evil 6, che poi ho sentito magari nei meandri dell'internet, ok? Nei meandri, eh, non so, di, 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 dei gruppi, non so, di persone lesionate, penso, che dicono che Resident Evil 6 invece è un grandissimo capitolo. Questa cosa non la capisco, non la capisco perché giustamente mi riesce difficile capirla perché è una cosa che io... A borro, io ho provato veramente a dare possibilità a Resident Evil 6 per poche ore. Ok, quelle 3-4 ore, diciamo che si deve sempre dedicare a una saga che tu adori tanto, che una persona solitamente adora tantissimo, e quindi gli ho dedicato il tempo dovuto, quelle 3 o 4 ore le ho dedicate e veramente io volevo uccidermi e mi, mi piangevo un pochino, no? anche il fatto che comunque ci mettevano dentro anche cose legate alla storia molto importanti, che comunque dovranno essere poi di richiamo anche nelle, non lo so nelle nelle storie uh, successive quindi mi viene un po male pensando che uh, Resident Evil 6 comunque è un, è un capitolo canonico che dovrà essere rispettato per la storia che viene narrata però veramente mi sento male pensarci perché è veramente un gioco molto brutto molto molto brutto vabbè a parte Resident Evil 6 ed è qua che partiamo a parlare di quello che è il mio approccio i miei primi approcci con la saga di Resident Evil che all'epoca andrai Uh, altroni, e i miei genitori erano le classiche persone che tendevano a comprare i videogiochi scontati perché comunque all'epoca costavano tanto mi ricordo che uh, avevano anche un prezzo di 80.000 lire e i miei non spendevano mai eh, così tanto per un videogioco tendevano sempre a comprare loro i videogiochi decidere loro cosa comprare a seconda del prezzo, perché per i miei genitori il videogioco era tutto uguale, era semplicemente mettere questo disco nella play e giocare, era un po' il ragionamento che faceva Marge Simpson eh, per quanto riguarda Bart, no? Eh, perché per lei non interessava, l'importante è ammazza che mazza va benissimo, ti regalo quello, il tizio che gioca a golf, io semplicemente mi adattai alle scelte dei miei genitori e devo dire che certe volte hanno avuto anche delle scelte abbastanza intelligenti perché mi sono giocato anche dei giochi interessanti, me li compravano una volta all'anno per il Compleanno, al massimo due per Natale, quindi ho due giochi all'anno. E tutto ciò che ho giocato quando ero ragazzino era sem semplicemente videogiochi che mi facevo prestare dai miei compagni. Ma Resident Evil ho avuto la fortuna di farmelo comprare dai miei. Mi ricordo che costava 25.000 lire e io ho detto ai miei. Voglio questo. Semplicemente hanno guardato il prezzo, non hanno neanche guardato la copertina. Trovavo questo gioco, l'ho accesi, andai a casa e per me è stato un, un amore a prima vista. Resident Evil 3 Nemesis, col Nemesis sulla copertina che sfoggiava la sua bellezza. Che cos'è sta roba? È meravigliosa! Oh mio Dio! Dopo quest'attimo di euforia, arrivò l'attimo di terrore. La visione isometrica, no? Di, del fermo immagine, dettagliato, perché giustamente i 240p... All'epoca su, su PlayStation 1 erano su un televisore piccolo come si vedeva, col il tubo catodico ovviamente, la televisione vecchia che avevamo noi negli anni 90, porca puttana era qualcosa di impressionante, io rimanevo di sasso nel vedere tutti quei dettagli, l'ambientazione così ricca. Di cose, il personaggio un po' poligonale, un po', un po sgranato che camminava all'interno di questo ambiente. Il Resident Evil 3 Nemesis, e allora mi sono detto: cavolo, esistono anche altri capitoli. Comunque, nonostante avesse una lore già abbastanza approfondita, con Resident Evil 1, e poi Resident Evil 2, e poi successivamente Resident Evil 3, e decisamente io avevo goduto de della trama dove c'è questa ragazza eh, poliziotta che cerca di scappare dalla città infetta Recon City e incontra poi questi mercenari. Uh, c'è il Nemesis che viene tampinata continuamente da questo Nemesis. Lei semplicemente deve trovare una soluzione per scappare dalla città. Poi c'è uh, l'aggancio giusto per andare all'elicottero uh, che deve arrivare sulla torre dell'orologio. Che deve arrivare il Nemesis: pam, spara il missile. Poi, bellissimo fatto che era questo mostro che aveva questo lanciarazzi, <ride> che aveva questo bazooka. Non era un lanciarazzi, ma era un bazooka terrificante ho detto ma questo è pure senziente cazzarola riesce a usare le armi che spara quando vedevo quell'elicottero mi ricordo questa scena quando giocai la scena dell'elicottero no alla torre della chiesa quando lei arriva lì e che c'è l'elicottero che arriva ti dici io ho finito il gioco che per me all'epoca era porca puttana ci ho messo tanto per finirlo perché io mi ricordo che Tutte le scene dedicate al parcheggio, tutte le scene dedicate alla stazione della polizia, ci avevo impiegato un sacco per finirle. E all'epoca non c'era internet, sì c'era internet ma in altri paesi come negli Stati Uniti d'America, ma non c'erano i forum dedicati ai videogiochi che ti potevano indicare una soluzione sul videogioco. Non compravo ancora le riviste legate ai videogiochi che mi potevano aiutare. A capire come proseguire la trama, come proseguire nel gioco. Io quindi rimanevo fermi, fermo per mesi in un punto dove io non sapevo come risolvere un certo enigma e quindi rimanevo fermo lì. Andavo avanti e dietro, riaffrontavo zombie, ritornavo al vecchio salvataggio, andavo a cancellare perché pensavo magari di aver fatto. Perché all'epoca si pensava addirittura di aver sbagliato qualcosa a livello di. Opzioni, semplicemente ti, mi sono ritrovato in una posizione all'interno della mappa che non potevo andare avanti. Perché ho sbagliato una cosa precedentemente che è semplicemente eh, irriversibile, nel senso che non puoi recuperare, semplicemente non puoi andare indietro e non puoi andare e ti rimani lì bloccato. Allora, addirittura mi ricordo che ho iniziato il gioco più volte perché mi sono ritrovato bloccato. Quindi, come Riuscivo a risolvere questa cosa qua tra amici, parlando tra amici che erano andati più avanti, loro ti davano qualche informazione, ma guarda dovresti prendere l'olio, l'accendino, unire quello, dovresti prendere quell'altra, combinare con quel... quindi era così. Che si andava ad affrontare diciamo il videogioco quelli della mia generazione i trentenni oggi come affrontavano solitamente i videogiochi all'epoca e per me oppure ovviamente poi erano arrivate le riviste mi ricordo che c'erano le riviste con le soluzioni codici sapete no le mega riviste con 6.000 codici per 700.000 giochi eh, cosa che io non compravo tantissimo perché i codici ci sono videogiochi dove i codici erano interessanti come ad esempio non lo so GTA quindi eh, era bene lo riuscire a finire un gioco come Resident Evil, che per me era il classico gioco ostico e difficile da, da, da portare avanti. Io mi ricordo che non ero riuscito ad andare avanti per molto tempo, per mesi e mesi, il gioco rimaneva fermo lì, lo giocavo ad altro perché non riuscivo ad andare avanti. Finché non trovavo una soluzione o un'informazione tale da potervi permettere di andare avanti, io non andavo avanti. Punto. Era quello il discorso. Il secondo che ho giocato, Resident Evil 2, ed è bizzarro come ho giocato Resident Evil 2. Avevo questo mio compagno di classe, aveva la PlayStation modificata e aveva Resident Evil 2, ma non aveva Resident Evil 3. E semplicemente ci siamo scambiati le console col gioco dentro. Io ho già finito Resident Evil 3, e lui aveva già finito Resident Evil 2. Io gli diedi la mia PS1 con Resident Evil 3 dentro e lui mi diede la PS1 con Resident Evil masterizzato 2 con i due CD dentro una bustina ho messo tipo dentro una busta i due Resident Evil e quindi lì ho giocato a Resident Evil 2 che ogni tanto frizzava malissimo perché erano CD masterizzati poi andando avanti ho vissuto l'era uh, della PlayStation 2 ho iniziato poi um, a uh, informarmi per quanto riguarda Resident Evil 4 però in realtà Resident Evil 4 non l'ho giocato uh, per quanto riguarda la PS2 ma l'ho giocato su PC però mm, mi piacque di meno e si allontanava un po' da quello che era diciamo lo stile survivor horror che io tanto ho amato in resident evil 3 e ho anche amato in resident evil 2 mi aveva veramente deluso col senno di poi se ci penso in realtà è più interessante di come me lo ricordavo so che ha una schiera di fan infiniti in resident evil 4 il valuto soprattutto quella che è la storia, il fatto di questo villaggio composto da questo rito esoterico, da, questa, da, da questo tizio Salazar, Salazara, come cazzo si chiama, questo sacerdote che in qualche modo ha indottrinato eh, le persone del villaggio, che viene un pochino ripreso anche in Resident Evil 8. Tutti diciamo che è Resident Evil 4 a livello di lore, a livello di trama, a livello di storia, a livello di ambientazione, era decisamente interessante. Però questa cosa uh, della rigiocabilità non l'ho provata, l'avevo finito proprio dopo un po' per frustrazione, perché ho detto, cavoli, è un Resident Evil, mi dispiacerebbe non portarlo a termine. Resident Evil 5, 0 proprio, non l'ho mai rigiocato e mai, e poi mai, vorrò rigiocarlo. Per anni io non ho mai più toccato il brand di Resident Evil. C'è stato un buio totale... Dove uh, per anni non ho, non ho voluto più giocare alcun tipo di capitolo legato alla saga. Per me è stata la rinascita con Resident Evil 7. E qui arriviamo ai giorni nostri. Perché Resident Evil 7, Biozard, uh, che all'inizio ero anche lì un po' scettico, perché io i giochi in prima persona non li apprezzo. È più forte di me. Faccio fatica a farmi piacere i giochi in prima persona. Mi rompo i coglioni. Dopo un po' non mi diverto. Quindi vaffanculo i giochi in prima persona. Ecco. Quindi per me quando è uscito il, il trailer di Resident Evil 7 in prima persona, ho detto no, vabbè, un'occasione persa per me era. Penso di aver aspettato un anno addirittura prima di comprare Resident Evil 7 Biozard. Poi ho fatto la fatidica scelta, ho detto va, diamogli la possibilità, ambientazione Louisiana, questa famiglia di, di fuori di testa, che accolgono in casa uh, Ethan. Quando ho visto il trailer ho detto no, questa è non aprite, la, non aprite quella porta. Mi ero esaltato. E allora io, eh, ripeto, in modo forse preventivo, avevo snobbato questo capitolo 7 di Biozard. L'ho recuperato dopo. Resident Evil 7 non è Halo Infinity. Non è... Uh, comunque, non so, Call of Duty non è. devi essere sempre in azione, girare velocemente la telecamera. Deve... Cioè, è una cosa che io personalmente, a livello di gameplay, detesto. Ma lì è un survivor horror vero e proprio, decisamente interessante. Ho detto porca puttana, è vero che qui non c'è tutta sta frenesia, sta velocità. Ho apprezzato questa scelta del, del, del gioco in prima persona e me lo sono fatto andare bene e, e ho giocato finalmente anche a Biozard. E lì ovviamente la lore ha preso un'altra piega, la storia ha introdotto cose nuove, ha introdotto anche una nuova forma di virus, è una ricerca di una nuova forma di virus e uh, si capiva che aveva questo finale aperto uh, il Resident Evil Biozard e che avrebbe portato poi al Village che in questo momento è ovviamente il gioco del 2021 uno dei migliori giochi del 2021 che ci ha accompagnati nel 2021 e lo confermo perché io nonostante i difetti che comunque ne ha di difetti Resident Evil 8 trovo molto interessante tutta la prima parte del videogioco trovo molto interessante tutta la parte eh, nel castello di Lady Dimitrescu che si vede che ci hanno messo cura gli sviluppatori su quella parte lì ci hanno messo veramente cura infatti tutta la parte pubblicitaria legata al videogioco è concentrata su Lady Dimitrescu che addirittura io all'inizio quando ho visto la prima volta Miranda, ma chi è? Cioè, nel senso, io pensavo che la cattiva fosse Lady Dimitrescu. Però l'hanno usata bene. Nel marketing è stata sfruttata al meglio. La figura di, di, di questa donnona di, di tre metri che ha questi artigli, provocante con questo seno gigante che uno, ovviamente, noi maschietti lesionati ci vorremmo far, far soffocare. E Lady Dimitrescu è stato un personaggio iconico che è stato sfruttato al meglio. Assolutamente, ecco c'è forse un eccesso abuso dello jumpscare. Non l'ho apprezzata questa scelta, ok? Però vabbè. Comunque, un, ultime note su, su Resident Evil: ragazzi, Resident Evil. Se ci pensate, perché è importante a livello di cultura pop? La figura dello zombie non ha mai fatto breccia nella cultura pop. Quando si parla di cultura pop, si parla di ciò che è popolare, quindi il concetto dello zombie non è mai stato così legato alla cultura pop. Resident Evil ha conquistato tutta quella fetta di persone che magari non conoscevano, diciamo, il mondo degli zombie, ragazzini anche come me, ragazzini piccoli che comunque eh, erano appassionati di horror, ma che hanno in qualche modo approfondito il eh, mondo dell'horror zombesco, chiamavo così, legato agli zombie, tramite il videogioco, tramite questo gioco meraviglioso. Quindi tantissimi ragazzini sono approcciati così agli zombie, che sembra strano, non con l'alba dei morti viventi. Perché se ci rendiamo conto, quelli della mia generazione, quando ero ragazzini, quanti film sugli zombie uscivano negli anni 90, citati in un film di zombie, gli anni 90. E gli anni 80? Ci sono, eh. Non è che non ci sono, ma non sono così importanti. Non sono così fondamentali, cioè forse non hanno lasciato un'impronta come potrebbe essere l'alba la, dei morti viventi, ecco, insomma, è quello il discorso. Per un lungo periodo c'è stata proprio la mancanza, l'assenza di contenuti di intrattenimento legato alla figura dello zombie, un mostro che ormai è entrato nella cultura pop. Quindi Resident Evil ha decisamente colmato questa mancanza, negli anni l'ha colmata, quindi negli anni 90 i prodotti che ha legato, legato alla figura dello zombie era prevalentemente un videogioco, ok? E questa cosa è straordinaria. Il zombie, come ho detto prima, è, è ormai ha, ha ritagliato uno spazio importante all'interno della cultura pop, è, un, è qualcosa di import, fondamentale eh, che ha ispirato tantissimi fumetti, che ha ispirato serie televisive negli anni, che ha ispirato racconti, che ha ispirato eh, anche un team movie che io personalmente ho apprezzato tantissimo, che è, tanti, tanti lo, lo, lo definiscono un derivativo di Twilight, ma io lo definisco un semplice film di zombie. Uh, teen, un teen movie romantico Warm Body che è veramente un film bello, tanti l'hanno trattato malissimo, hanno detto che è una merda e Twilight uh, uh, con gli zombie. Va bene, uh, la gente può dire che cazzo che gli pare. Io l'ho trovato un bel film e anche interessante. Parliamo dello zombie e di come e di chi ha rivoluzionato la figura dello zombie, di come eh, si è evoluta la figura dello zombie negli anni, di chi ha portato uh, in qualche modo. Um, uh, attraverso una delle pellicole più importanti della storia del cinema horror, ma ormai anche della storia del cinema generale, ha riportato la figura dello zombie ad avere uh, una forza così sociale e politica imponente da generare un messaggio talmente ironico, forse anche satirico, pieno di. Significato. E questa cosa nel cinema horror non era mai successa in modo così evidente e palese, in modo così dichiarato. E stiamo parlando ovviamente dall'alba dei morti viventi di uh, Giorgio Romero ed è uno dei film capostipiti del genere, horror con gli zombie a tema zombie. Ed è fondamentale perché parla prima di tutto degli istinti umani che degli zombie e gli istinti umani sono addirittura più violenti più riprovevoli rispetto a quello che potrebbe essere uno che si mette un, un mostro um, non morto, senza coscienza, senza anima, senza, senza un controllo di sé, inizia a mangiare, a divorare carni. Semplicemente il vero carnefice è l'essere umano che è senziente, ragiona, pensa e anche in un momento, di così, in un momento così drammatico, un momento così tragico come anche post-apocalittico, diciamo, oppure pre post apocalittico dove uh, la società viene in base da questi no morti viventi lenti che uh, iniziano a mangiarti le cervella, nonostante diciamo questo problema che non è da poco, le persone comunque tendono a essere merde il doppio. E questo Giorgio Romero ce lo fa capire in due ore di film che sono. Un capolavoro, due ore, quasi due ore di film che sono un capolavoro. Poi, indipendentemente dagli zombie, se gli si apprezza che sono zombie veloci, lenti, eh, divertenti, perché comunque, poi negli anni il genere horror legato al mostro dello zombie si è molto evoluto. Ricordiamoci poi. Ci sono stati anche alcune perle anni 80 Adesso non mi ricordo Di film che sono stati anche parecchio ironici A, a tema zombie e cose così Però, poi, vabbè Con l'avvento dell'alba dei morti dementi Shaun of the Dead eh, Decisamente lo zombie è, è entrato anche a far parte eh, di, di una storia, per così dire Di commedia Tanti si confondono eh, Pensano che eh, Shaun of the Dead sia... Una parodia dell'Alba dei Morti Viventi e sbagliano. Non è per niente una parodia, è un film con gli zombie, zombie vero e proprio, è un omaggio all'Alba dei Morti Viventi, è un palese dichiarato omaggio di Wright dell'Alba dei Morti Viventi, ma non è una parodia. Gente pensa che questa sia, paro, paro, cioè sia una storia. Paro. No, semplicemente è una storia di, uh, un, più divertente, ma comunque con, a tema zombie perché il sangue c'è. Uh, sbudellamenti ci sono semplicemente i personaggi sono talmente fuori dagli schemi sopra le righe due rincoglioniti pazzeschi che ti ridi per le stronzate che fanno ok però in un diciamo in un'ambientazione in un contesto dove ci stanno dei morti viventi per strada che sono pronti a divorarti ok ma ci torniamo anche con l'alba dei morti viventi e poi ci sono alcuni prodotti come ho detto prima: Resident Evil che ha in qualche modo riportato a uh, il genere zombie più che altro il personaggio, il, il mostro dello zombie a legarlo sempre più alla cultura pop, come poteva essere Resident Evil. E per quello che per me è importante, Resident Evil uh, nella storia dell'intrattenimento, ok, che sia videoludico o cinematografico dall'altra parte ci troviamo anche una serie come The Walking Dead, per quanto sia criticata, per quanto poi negli anni in qualche modo ha perso, diciamo, smalto, ha perso credibilità, forse perché comunque era stata allungata di troppo, eccetera eccetera, comunque anche The Walking Dead ha innovato la serie televisiva, ha innovato il mondo delle serie e in qualche modo ha riportato Uh, in auge il tema dello zombie. Nicotero, che è un pazzo scatenato che ha lavorato anche nel set di Romero ed era un truccatore, era colui che creava gli effetti artigianali, no? degli sbudellamenti negli set di Romero, quindi è un esperto di zombie. Decisamente lo dice anche lui: che um, The Walking Dead è entrata proprio nelle case degli telespettatori. Quindi lo zombie è diventato qualcosa di talmente. Diffuso, talmente parte della cultura pop che ormai uh, ha fatto rivivere di nuovo l'interesse anche a livello cinematografico della figura dello zombie. E questa cosa è un pregio, un vero e proprio survivor, una sopravvivenza continua, sempre portato all'esasperazione, alla voglia di sopravvivere e di far sopravvivere il proprio gruppo. Questa cosa è ridondante nelle stagioni, che poi in realtà uh, la figura dello zombie purtroppo sparisce nel corso delle stagioni, sparisce perché giustamente il zombie fa ormai da contorno per le storie di persone che vivono le proprie esperienze, le proprie, eh, i propri dilemmi, eh, gli scontri con nemici, perché il vero nemico è sempre l'essere umano. In The Walking Dead dopo un po' il vero nemico è solo l'essere umano. Purtroppo diventa, ripeto, un po' ridondante, meno interessante per me, l'alba dei morti viventi. Perché è grandioso questo film? Semplicemente per l'epoca in cui è uscito, stiamo parlando fino agli anni 60, periodo di scontri, gruppi appartenenti ovviamente alla comunità afroamericana con scontri, nefandezza da parte anche di poliziotti nei confronti della comunità afroamericana, Martin Luther King, veramente era un periodo particolare, ok, degli Stati Uniti d'America e immaginatevi in quel periodo esce un film con questa potenza qua, un film con protagonista un afroamericano lui che cerca di sopravvivere per tutto il film in questa casa i morti viventi fuori che vogliono entrare in casa e, e, e divorarlo doveva essere uno shock tremendo il fatto che tu negli anni 60 fine anni 60 Giorgio Romero vuoi creare una satira così forte e imponente dove ci piazzi come protagonista un afroamericano dove alla fine tu sorprendi lo spettatore la persona di colore non viene ammazzata da uno zombie, ma viene ammazzato da uno stesso essere umano, e questa cosa ti, 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 ti logora, ti, ti fa male nel vedere che è un altro essere umano farti fuori, semplicemente non perché hai fatto qualcosa, perché dall'altra parte ci sta il poliziotto lesionato, un po' razzista che vede nella casa, col fucile col da, da cecchino vede nella casa che ci sta la persona di colore e semplicemente gli spara, che per lui non vale nulla vale quanto lo zombie, forse vale anche Meno dello zombie. Anche qui lo zombie fa da contorno. L'essere umano pensa, l'essere umano ragiona, l'essere umano pianifica, l'essere umano può gestire, può in qualche modo pianificare, può anche in qualche modo salvarsi. Gli viene data la possibilità a queste persone di salvarsi, di, di cercare di migliorare se stessi e di cercare di essere uniti fra di loro per combattere un male comune come potrebbe essere in questo caso lo zombie ma non, questa chance viene buttata al vento da quei pochi che comunque continuano a non rendersi conto di vivere in una situazione drastica e il suo unico pensiero è ammazzo la persona che ha un colore diverso dal mio solo perché ha un colore diverso dal mio e questa cosa è follia pura e questa è la parte così critica e satirica da parte di Giorgio Mero in un film meraviglioso come l'alba dei morti viventi ho apprezzato tantissimo, Tutta la rivoluzione che c'è stata con Wright. Ecco un altro che ha portato in auge la figura dello zombie a livello cinematografico negli anni 2000, Shaun of the Dead. E quando si buttano sull'umorismo nero gli inglesi riescono a tirar fuori delle pellicole straordinarie, delle storie straordinarie. Quell'umorismo dark. Ridi, ma nella scena dopo ti vedi squartare le cervella. Ti vedi qualcuno che viene squartato, viene defragato, viene completamente smembrato, intanto la scena prima è riso come un deficiente. Shaun of the Dead non è una parodia di un film di zombie, di, che può essere tipo l'alba dei morti viventi, eccetera, eccetera. Nonostante in Italia l'abbiano chiamato l'alba dei morti dementi, proprio per rifarsi a questa moda che c'era all'epoca di fare i film parodici sui film horror, come poteva essere scary movie, Shaun of the Dead è un film di zombie che ha delle punte di commedia esilaranti, di assurdo. Non è che andava per strada, si inciampava e gli cadeva un pianoforte in testa, che è quella comicità slapstick, ok? No, in Shaun of the Dead gli zombie sono zombie. Sono terrificanti come potrebbe essere uno zombie. Quello che ci fa ridere sono le situazioni imbarazzanti, o le frasi, o eh, decisamente le cazzate che combinano i protagonisti, perché sono due deficienti. L'ambientazione negli anni 90 fa una critica molto dichiarata di quella che era la società degli anni 90 post Thatcher in Inghilterra le conseguenze brutali degli anni 80 creare a generare una società di disadattati giovani completamente lasciati allo sbaraglio senza alcun tipo di voglia di affrontare la società voglia di affrontare il proprio futuro anche in modo innovativo anche in modo Gioioso per così dire, periodo di incertezza. Il I personaggi, protagonisti di queste storie sono i classici inglesi che vivono queste incertezze. Sono i trentenni che ormai sono falliti e lo racconta in modo eccelso Wright. 28 giorni dopo è straordinario. Qual è l'evento che ha segnato l'Occidente? I primi anni 2000, con l'arrivo del nuovo millennio, ci ha terrorizzato, ci ha portato a nuove guerre, ci ha portato poi a, a, a rivoluzionare completamente la società. L'attacco alle Torri Gemelle è stato l'evento che in qualche modo ha, ha segnato tutti e 28 giorni è uscito l'anno dopo. All'inizio quel tipo di desolazione della città, ritrovarsi completamente soli, di una città distrutta, completamente deflagrata. Minacciata da un male incurabile, crea tensione, crea fobia. Erano terrorizzati da quelle scene, ter erano terrorizzati da questa nuova minaccia che era il terrorismo. E quindi riuscire a trasportare in un film horror attraverso degli infetti è straordinario. Perché Danny Boy in qualche modo vuole raccontare anche questo tipo di società. Non, non c'è l'ambientazione newyorkese, ma è londinese. E per, per, per l'ennesima volta si dimostra Danny Boyle, come lo faceva anche Wright, un innovatore del genere. Qui non stiamo parlando ovviamente di zombie, ma stiamo parlando di infetti. Il terrore che un evento del genere potrebbe generare in, in una società. Ha anticipato un pochino coi tempi tutto ciò che comunque è successo, non così in modo drastico, perché non abbiamo visto gente correre per strada e mangiare cervella. Questo non è successo, ecco, col Covid. Però... Uh, decisamente abbiamo visto anche come si comporta l'essere umano, come si trasforma l'essere umano in un periodo dove, dove c'è un, una sorta di paura e terrore del fatto che si possa diffondere un, un, un qualcosa di male così veloce e così contagioso da poter decimare la popolazione. Ripeto, non è la questione del Covid perché giustamente. Non ha decimato la popolazione, ha portato tanti morti, quello sì. Il COVID ci ha fatto capire quanto anche l'essere umano può arrivare a degli estremi drastici. L'essere umano nella disperazione diventa. Un nemico di se stesso diventa qualcosa di ingestibile, diventa l'essere più pericoloso in assoluto, più pericoloso addirittura dell'infetto. Fa paura questa cosa qua e l'abbiamo vissuta, perché poi ne abbiamo anche le chiare prove, perché nel 2020 abbiamo visto di tutto, sul fatto dei supermercati, della carta igienica, oppure non lo so, della farina che veniva completamente scaffali vuoti. Se arrivasse veramente un qualcosa di più letale rispetto al virus, l'essere umano si autodistruggerebbe, diventa più letale il tuo vicino di casa che il virus stesso. 28 giorni dopo lo tratta alla perfezione. Parla di una società che è ormai mm, è, è irrecuperabile. Un altro film che io consiglio, anche se qua veramente la gente mi, prenderebbe per mi potrebbe prendere per pazzo: uh, Warm Bodies. Uh, che è questo film Teen Movie seguendo un po' la scia del successo di Twilight volevo in qualche modo creare questa storia d'amore tra ragazzetto ovviamente giovane uh, zombie con uh, la ragazzina uh, che uh, viene a contatto con questa famiglia zombie e semplicemente sono dei, dei zombie un po', un po senzienti no? sono un po' uh, capaci di intendere e volere è un po' un'evoluzione dello zombie ma è un film molto interessante devo dirvi io l'ho trovato Interessante, anche lì tutti quanti gli hanno dato merda all'epoca. L'hanno trattato malissimo solo perché era derivativo del periodo Twilight, dicendo: Ah, beh, Twilight con gli zombie, bla bla bla. Ah, 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 che schifo, bla bla bla. Non capisco perché l'hanno trattato così male. Non ha mai avuto un seguito, è finito nel dimenticatoio. Quindi è andata a finire così. Insomma, ecco, warm bodies in culo. Quello che è rimasto da trattare, intanto la Dimitrescu praticamente l'abbiamo finita. Bene. Quindi, questo è il personaggio, sono riuscito a finirlo. Uh...